Bla, benvenuti in questo nuovo video. Io oggi voglio fare un esperimento, non un esperimento, voglio provare un oggetto che ho comprato, che per chi mi segue su TikTok avrà visto LOL. Comunque, devo andare in doccia, devo lavarmi i capelli e quindi cosa proverò? Se vi faccio vedere. Voglio provare, c'è un po' buio qua dentro. Ciao, ciao. Questo asciugacapelli di questa marca Gem. Ok, voglio assolutamente provarlo perché almeno qua vedo usare solo questo per chi lo usa, perché qua non si asciugano i capelli quando esco. Oh, ovviamente sono in America. Non so se. Qua non si asciugano i capelli, se si asciugano uso questo. Io avevo portato il mio phon, ma non funziona, non so per quale motivo, anche con l'adattatore non funziona. La mia piastra GHD funziona, il phon no, non capisco perché. Questo è troppo potente. Ok, vado in doccia e torno per provarlo. Fatta, qua non c'è una bellissima luce. Ho lasciato un attimo l'asciugamano per far togliere il bagnato e li ho pettinati. Adesso li lascio un attimo così, ma in realtà qua sono già asciutti. Oddio, non so perché. Mi sono portata questo ovviamente dall'Italia. Qua l'acqua è strana, com'è piena di calcare. Boh, la sento molto pesante sui capelli, però. Non lo so. E poi noto che mi si sporcano subito. Forse perché io quando esco sento solo odore di cibo. Forse nell'aria c'è troppo sporco, boh. O comunque tanto inquinamento. Ok, unboxiamo il mio acquistino. Ta-tan. Mi piaceva troppo nero. C'era anche rosa, ma era troppo. Invece questo è tipo un nero brillantinato. Allora, la spina ovviamente così, in Italia ovviamente la userò con l'adattatore, molto easy. Allora, qua vedete, alta, bassa, fredda e spenta. Poi la spazzola in questione è questa. Su alcuni lati ci sono solo, diciamo, questi dentini. E in altri ci sono, vediamo, ok, tipo questi dentini con delle spazzoline. Devo provarla subito perché è super leggera, quindi top. Vediamo com'è. Ok, questo è il risultato finale, cioè adoro. Super carino, guarda anche il ciuffo come lo fa bene, ma poi cioè, sono belli asciutti. Oddio, bellissimi, poi sono morbidi. Beh, in fondo sono un po' gonfi perché i miei sono pari. Però una volta che ci ho fatto una passatina di piastra, all'inizio non sembrava così potente, volevo già cambiarlo. Però qua si può cambiare comunque. Però magari lo provo ancora una volta, anche se in realtà mi piace già. Sì, è un po' meno potente di quello che ha la mia Hostkits, ma penso che il suo sia di una marca comunque costosa. Non so perché in bagno oggi non mi va la presa. Ho appena detto che la piastra GHD andava, il mio phon no. Ok, farò questi, non tutti, con la Philadelphia e il grana. Poi qua ci sono i miei trucchi, prima ho registrato. Il grana padano, ok, trippy, troppo buono, troppo troppo buono, preparo tutto.
Comunque sono troppo fiera di quel phone che ho preso, è super comodo. Comunque ci ho messo 10 minuti. Sì, un quarto d'ora, di solito ci impiego molto di più, almeno mezz'ora. Perché è proprio rapido, perché è leggero da usare, quindi non vi pesa. Invece col phone la spazzola è più lunga, no? Comunque lo stavo guardando anche in Italia, quindi lo troverete di sicuro. Non so se troverete questa marca, ma è qualcosa di simile. Mi sei già pronta perché sto andando a fare un giro in un centro commerciale che mi servono 2 o 3 cosine e vi volevo portare con me, che vi mostro come sono i centri commerciali qua in America. Mi metto un po' di profumo, questo qua che ho preso qua per tutti i giorni. Magari togliamo i capelli che sono puliti. Molto buono. Ok, borsa ce l'ho. Mi prendo su un po' di acqua. Per ora uso le bottigliette ancora, ma mi ero comprata questa da portare in giro, come qua tutti fanno comunque. Oh, ok. E let's go. Ok, ieri nevicava, oggi c'è una bellissima giornata, quindi devo aprire la porta se riesco. E allora, navigatore, non so se ve l'ho detto, ma io ho 2 telefoni, cioè questo è quello americano, col numero americano, SIM, internet, e mi fa da hotspot al mio. Però adesso mi serve il navigatore, così posso partire. Ok, cintura. Ah, vediamo se qua va qualcosa. Comunque fa caldo al sole qua. Mi hanno detto che anche io sto, cioè faccio la rete ma guardo tipo nella videocamera che ho. Non è che faccio la rete a caso. Ok. Magari poi quando ho tempo in un video vi faccio vedere un po' il quartiere in cui sono. Comunque qua è una zona molto bella, tranquilla. E come nei film, vi dico la verità, mi fa troppo ridere sta cosa, che il corriere, madonna, mi sono truccata forse un po' troppo per andare, però volevo essere un attimo decente, perché da quando sono qua praticamente non mi trucco mai, perché qua le persone non ti calcolano, infatti sono in ciabatte, perché qua non c'è la gente. Dopo magari, se riesco senza farmi vedere, riprendo un po' le persone che ci sono nei supermercati, perché mi fanno troppo ridere. Cioè escono con le ciabatte proprio quelle da casa, quelle sì, quelle di spugna, neanche quelle con sotto magari un po' di plastica, un po' di suola, no. E poi lasciano proprio, non so, tipo la mia famiglia ordina sempre da Amazon, solo Amazon, e arriva e te lo lascia davanti alla porta. Non è che ti suona, cioè almeno da me suona, esci, prendi il pacco, non te lo lascerebbero mai fuori. Invece qua solo fuori te lo lasciano. Qua sono molto fiscali con velocità. Questo pick up lo vedo sempre. Top i semafori, cioè proprio super, quindi per non rischiare qualcosa io vado molto piano, cosa che in Italia raramente si fa, madonna. Poi che dire, io in questo momento mi trovo in casa da sola, perché la mia famiglia ospitante è in Florida a trovare i genitori, direi, poi sono rimasti, quindi è già quasi giovedì, una settimana, oggi è mercoledì, quindi domani è una settimana che sono partiti. Però vabbè, è un po' strano stare in questa casa da sola, perché è molto grande, troppo grande. Però vabbè, mi farò l'abitudine, anche perché lo partono molto, perché hanno la famiglia appunto là. Io sono a New Jersey, ripeto per chi magari non lo dovesse sapere. Venerdì, quindi dopodomani, sono 2 settimane che sono qua. E però anche guidare mi trovo da Dio. Poi
Però effettivamente non ho ancora fatto le cose da sola, perché prima c'era l'altra au pair che stava con me a fare le cose, tutto quanto. Lei è andata in un'altra famiglia e sarò da sola, ovviamente, come in teoria è da programma, ma non ho ancora fatto perché la famiglia è partita quando Angela era ancora qua. Quindi vabbè, vedremo come andrà. Comunque mi serve il mascara assolutamente, perché è super secco, non riesco ad utilizzarlo. Comunque fa caldissimo al sole. Vabbè. E una felpa, perché ne ho portate tipo due, adesso non mi ricordo, e di cui una è la uso sempre e quindi è abbastanza sporca. E quindi l'ho vista da Zara, una carina nera semplice, e quindi vi mostro anche un po' qua come Zara. Sono stata anche l'altra volta molto simile, cambiano un po' i prezzi ovviamente, anche perché Zara, se non sbaglio, con le catene qua sono europee, quindi sì, costano un pochettino. Questo è il mio outfit. Ma non so se sentite questo fischio. Musica tipo discoteca. Comunque entriamo a vedere. Ok, sono nel camerino e voglio provare questa felpa, che è tipo l'imitazione di quella di Skims, non lo so. Adesso la provo, è da uomo, è una S. E anche questa maglia così. Oddio. Ah, costa un po' la roba. Provo. Allora, questa è la S, ma mi sembra un po' piccola, un po' strettina. Cioè, giusta, ma non lo so, mi sembra corta. Magari provo la M anche. Ok, questa è la M, ma sì, è molto più comoda. Cioè, l'altra me la sentivo troppo stretta. Poi qua c'è l'elastico che io giro dentro per accorciare, se no ci sta anche... Vabbè, tirata giù così le felpe non le uso mai, però un po' così, carina. Ok, adesso sono in questo centro commerciale dove c'è davvero di tutto, tipo queste borse sono scontate del 50, a me servirebbe una borsa tutti i giorni, però c'è anche tutte queste, questa tutti i giorni è un po' too much, però guardate che carina, anche tipo questa. Qua però anche questa è l'imitazione della borsa che sto andando tantissimo, ma non mi ricordo il nome. Qua c'è un'imitazione di Balenciaga forse, però sono molto carine. E poi tipo qua c'è Skinny Dip, questa è una marca che vedevo sempre su Asos forse, non mi ricordo. Ma è gigante questo posto. Ok, questa è l'imitazione di... sappiamo cosa. Oh, che cute. Questa che marca è? Ah, Steve Madden. È tipo una rinascente, poi ci sono tutte le zone con i vari trucchi. Qua c'è un po' di Guess. Oh, vediamo un po' di accessori carini. Cioè qua davvero ci devi perdere almeno due giornate per forza. Cioè ogni dove ti giri c'è una cosa. Sono un sacco di cose. Qua c'è proprio tutto quello che cerco, tipo anche questo molto carino come colore, purtroppo la luce non è delle migliori,
però c'è tutta la linea. È molto tranquillo come centro commerciale, non c'è troppa gente. Più o meno ci sono i negozi, non che abbiamo noi, ma comunque allora, c'è Apple, c'è Foot Locker, Vans, Victoria's Secret, Pink, la più avanti, altri prodotti, c'è altri negozi molto molto simili. Però quel Macy's lì, vedete, è un altro, entri in un altro centro commerciale tipo, e via così. Ok, adesso entro da Sephora e ho già paura. Ok, Patrizia, iniziamo, fantastico. Oddio, cosa devo provare assolutamente. Questo però lo posso, è nuovo, non l'avevo ancora visto. Ok. Vabbè, dai Mario. Qua mi sa che lascerò davvero giù tutto quello che ho. Ok. Oddio ragazzi. Perché? E soprattutto qua c'è Glossier. Oh mio Dio. Ok, allora alla fine non ho più registrato perché ero impegnata al telefono con una mia amica e ci siamo perse da Sephora. E ora mi sono spostata in un altro negozio che è questo, dove è tipo un outlet e vendono roba anche riscontata, mi servono delle robe da usare tutti i giorni. Comunque prima tipo ero in quel complesso lì e ora sono in questo perché è tutto suddiviso. E quindi ora vado a vedere se c'è qualcosa di interessante. Hai che ne va milk milkshake? Also would not any ice cream right now or shake. Thank you. Vedi che non ce l'hanno. Non hanno il shake. E il gelato? No, neanche. Ok, io sono arrivata e come avete visto ho tentato di ordinare il Mac, ma non c'è, cioè il McFlurry non ce l'avevano. Allora, comunque da Sephora ho preso qualcosina. Allora, innanzitutto mi è andato, vabbè, questo cavolo di campioncino del cavolo. Ho chiesto un sample di fondotinta, qua mi hanno scritto anche il nome di Cosas, così per provare. E poi ho preso tutti i prodottini Cosas che proverò ovviamente in un video. Non se riesco. Ho preso terra, un gloss che mi piace un sacco, e questo è un non un campioncino, una mini size di correttore e il fondo, quindi troppo cute comunque quella borsina qua. Quindi per un totale di, sì, era 72 più 4,77 euro di tasse, 76, sì, dollari ovviamente. Zara ho voluto prendere sempre qua la bellezza di $90 più le tasse, 60,01. La felpa, questa è nel reparto uomo. Vedete questa qua un po' sul grigino spentino, è il dupe diciamo della, come dicono, della felpa di Skims, sì, quella che ha fatto, che ha preso una M, io perché la S era molto piccola, comunque l'avete vista nel vlog, è così, quindi con la manica anche c'è lunga, vedete dove è la spalla, cioè non so se rende, e quindi sì, fatta così, vedete che molto carina indosso, l'avete vista prima nelle clip. In realtà basta, adesso mi sa che mi mangerò qualcosina, qualche snack prima di, dato che non c'era il McFlurry, prima di cenare. E basta, carico il telefono perché è morto. Tra l'altro oggi è passata a trovarmi la LCC, che è diciamo la rappresentante delle au pair
del posto e, per fare un po' di domande, come mi trovo, cosa, un po' di domande a caso. Mi ha portato questa super carina con dentro una sciarpa. Poi questa penna di Cultural Care, una bandierina, ta 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 ta. Questa molto carina, tra l'altro, c'è un portachiavi con la bandiera e questo secchiello super cute. Adesso volevo fare un po' di esercizi fisici qua a casa da sola, perché no, se no qua se sto ferma è un casino. E poi voglio farmi la doccia, perché in questi centri commerciali non c'è tanta gente comunque, forse perché ce ne sono talmente tanti e talmente grande che sembra non ci sia molta gente, però boh, non c'è tanta gente come quando vado nel mio centro commerciale, è pieno. Non lo so. Sì, mi alleno un attimo e poi vado in doccia.